Una cosa che odio su YouTube da smartphone è che quando accendi i video in automatico ti appaiono i sottotitoli anche quando non li vuoi, visto che già il telefonino è piccolo, è una cosa fastidiosissima. Poi ovviamente si possono togliere col tasto apposito, ma ti voglio far vedere un'opzione per non farli apparire mai più in automatico e poi farli vedere solo nel caso in cui ti interessino. Per farlo basta tornare nella home di YouTube. Bisogna andare sulla nostra icona in alto, se abbiamo messo una foto vedremo la foto, se no un pallino rotondo che è praticamente il nostro account di Google o del nostro canale, se abbiamo un canale, ci clicchiamo sopra, andiamo qua in fondo dove ci sono le impostazioni, clicchiamo su impostazioni, poi scorriamo fino in fondo, troviamo sottotitoli, clicco su sottotitoli. Adesso qua basterebbe disabilitare la didascalia qua in alto. Prima di disabilitarle, ti faccio notare che qua ci sono le impostazioni dei sottotitoli che funzionerebbero comunque anche dopo flaggato, diciamo, quell'opzione lì. Inizia a cambiare la lingua da predefinita in italiano, non funziona ancora benissimo, ma è uno dei sistemi per poi avere i sottotitoli in italiano. Poi si possono cambiare le dimensioni del testo, lo stile, il colore, insomma, puoi personalizzare comunque anche i sottotitoli per vederli nel migliore dei modi. Adesso io comunque seleziono quell'affare lì, tolgo quella spunta, torno indietro, vado nel mio canale, riprovo e adesso non ci sono più i sottotitoli in automatico. Se io volessi fare vedere i miei sottotitoli, basterebbe appunto cliccare di nuovo sullo schermo, andare sul tasto apposito CC lì in alto. E i miei sottotitoli tornano. Sottotitoli che potrebbero venire comodi, magari perché non vuoi sentire l'audio, ma anche volendo per vedere dei video stranieri con la traduzione in italiano. Cosa che da non molto si può fare anche qua sull'applicazione di YouTube. Intanto, se il video ti è stato utile, mettimi un mi piace e magari iscriviti al canale, attiva la campanellina. Se vuoi sapere come tradurre in automatico i video di YouTube, clicca sulla scheda che dovrebbe essere apparsa del nuovo video su come tradurre i video, o al massimo cerca sotto in descrizione che lo metterò anche lì. Per questo video è tutto, ci vediamo alla prossima.